Aveva tutte le intenzioni di incendiare il locale, per fortuna è stato un po' maldestro, ma le fiamme hanno comunque provocato un'esplosione che ha svegliato in piena notte una palazzina in via Piave a Mestre e ha rischiato di renderla inagibile. Un tunisino di 23 anni, l'autore dell'attentato incendiario ai danni di un negozio di kebab nei pressi della stazione, area critica della città dove insistono molti spacciatori. Rivendicava il furto di 2.000 euro, voleva essere risarcito dal titolare del negozio, un pakistano che era presente insieme ad un lavorante. Il pakistano ha consegnato all'uomo 870 euro, ma non essendo sufficienti, l'immigrato irregolare con precedenti penali ha cosparso di benzina il bancone e ha appiccato il rogo. La fiammata lo ha sfinato le mani e l'orecchio, ma non gli ha impedito di darsi alla fuga. La presenza delle pattuglie della polizia locale che monitoravano il territorio ha permesso di attivare immediatamente 5 volanti della polizia e dopo un inseguimento di 10 minuti il nordafricano è stato arrestato e condotto in ospedale, dove è stato dimesso dopo la medicazione, accusato di incendio, tentato omicidio ed estorsione. Parliamo di un cittadino tunisino del 94, irregolare sul territorio nazionale, che è gravato da precedenti di polizia sia per reati inerenti lo stupefacente che per resistenza a pubblico ufficiale e anche per una ipotesi di falsificazione di monete. Come si chiama? Il nome non lo possiamo al momento dire, le iniziali sono N di Napoli e A di Ancona. Si tratta di un caso isolato, questo tentativo di estorsione, o in qualche modo era un soggetto che, chiedeva il pizzo? Su questo io non posso dirvi molto di più di quello che già ho rappresentato prima. È in corso un'attività adesso da parte della squadra mobile volta a fare chiarezza sulle motivazioni del gesto dell'episodio. Noi eravamo in uno dei servizi programmati anti-prostituzione con macchina civile della sicurezza urbana ed è la conferma dell'impegno della polizia locale al presidio del territorio in quella zona particolarmente degradata. Ma cosa è successo stanotte? È successo che un cittadino tunisino verso l'una e mezza della notte è entrato in locale di vendita di kebab. Abbiamo fatto proprio un lavoro congiunto pensando che l'interesse collettivo prevale sul risultato della singola forza di polizia. E questa è la dimostrazione di un modello efficace di collaborazione che esiste in questa città e che è, diciamo, veramente la più grande garanzia in favore dei cittadini. Il pakistano e il connazionale presenti nel locale al momento dell'attentato, era l'1:30 di notte, sono riusciti a mettersi in salvo per puro miracolo. Indagini in corso per capire i motivi di questo gesto molto grave. Tra l'altro, lo stesso kebabaro nel pomeriggio era stato oggetto di un altro episodio strano in cui un soggetto aveva spaccato la vetrina dell'esercizio ed era finito in ospedale. Ma i fatti, dicono gli inquirenti, non sono collegati.